Siamo io e te. Mettiamo una canzone che sicuramente io e te conosciamo. Sì. Perché magari un genere musicale a noi proprio in viso, potrebbe essere la trap. Sì. A me proprio la trap. Ti dico, ti metto un pezzo di Gue Pequeño. Lo conosci? Come no, Gue. No, lui, conosci i pezzi? No. Ah, ok. E noi, che probabilmente avremmo dei forti pregiudizi nei confronti di Gue Pequeño, la reazione, mettiamo play. Finisce la prima strofa? Pausa, commento. Okay. Commento. Prima strofa parla di questo, canta di questo, la musica è questa e poi il beat, mi ricordo, ti piace? Capito. Come ti sembra? No, mi piace. Vabbè, sentiamo, vai. Play. Andiamo avanti. E se fa cagare posso tranquillo, certo. Grazie al cavolo, certo. La cosa più bella è... E chi sceglie i pezzi? Tu. All'inizio li scegli tu, dopo li scegliono le persone che ti seguono. Ah. E ti dicono, Ciccio, tu mi devi per forza commentare questo pezzo qui. Ma perché no? Propongono i neomelodici napoletani. Certo, il bello è quello, Gigi D'Alessio domani te lo becchi, Gigi Finizio te lo becchi, perché tu non lo conosci. E quindi tu ti sei costretto a commentare una roba che a tante persone piace. Reaction video, si chiama reaction video. Reaction video. Questo è il format del futuro. A partire dalla prossima settimana. Ok. Ma famo questa prova, voglio.